Bene amici di Alessandro Tech World, benvenuti in questo brevissimo video dove vi spiego come configurare una VPN sul vostro Xbox 7490. Allora, per prima cosa dovete abilitare la modalità avanzata sul vostro Xbox, perché in modalità standard alcune funzioni sono nascoste, come ho spiegato nella recensione completa, quindi VPN è una delle tante, non riuscireste a configurarla. Successivamente cosa facciamo? Andiamo in internet, abilitazioni, e clicchiamo su VPN. Eccoci qua, io ho già una VPN instaurata che utilizzo tra l'altro per utilizzare il VoIP quando sono fuori sede. Facciamo aggiungi connessione VPN e qui abbiamo quattro possibili configurazioni. Vi ricordo che quella che utilizzo io per sostanzialmente sfruttare il VoIP, il VoIP insomma, è questa, che tra l'altro non è un full VoIP ma è una trasformazione della POTS in VoIP. Oppure potete fare un collegamento LAN to LAN, oppure ancora collegarvi a una VPN aziendale, per esempio se avete un firewall con NVPN, oppure importare una configurazione VPN esistente. Io utilizzo questa, facciamo avanti, e vi dirà: ok, io ti instauro la VPN, ma siccome la VPN ha un nome utente e una password, che tra l'altro sono quelle per accedere al modem router, quale di questi utenti, perché io ne posso avere N di utenti, vuoi che venga abilitata la VPN? In questo caso io, avendo solo un utente, farò così, qui non avrò la spunta, metterò la spunta, farò ok e si aprirà in automatico un file, ok, un file PDF che vi spiega come configurare la VPN sui maggiori dispositivi, iOS, Android e quant'altro. Ora, una volta fatto tutto, avete il file VPN e quant'altro, chiudete tutto, avete bisogno di riprendere questo file VPN. Quindi vi recate in VPN, anzi vi recate in sistema, utenti, cliccherete qui e cliccherete su mostra impostazioni VPN. Vi si aprirà nuovamente il file per configurare la vostra VPN. Il gioco è fatto, non dovete fare null'altro. Se ad esempio volete creare un'altra VPN con un altro utente, creerete aggiungi utente, aggiungerete un utente con tutte le varie informazioni, indirizzo mail, perché potete anche recuperare la password e quant'altro, e spunterete VPN creandone un'altra, e lo stesso potrà collegarsi al Flixbox con un altro nome utente e quant'altro, in modo tale da avere chiaro chi sia connesso e chi sia disconnesso e quant'altro. Tutto in modo semplice, veloce, non dovete fare nulla di laborioso. In praticamente 15 secondi avete configurato una VPN. Poi dovete andare a configurarla sul vostro terminale Android eccetera. Vi ricordo che Android dà l'opportunità di tenere VPN sempre attivo, quindi voi in mobilità per l'Italia avrete sempre praticamente il vostro numero di casa, ufficio eccetera completamente raggiungibile, ma per questo farò un altro video. Grazie, mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale e commentate qua sotto. Ciao e al prossimo video.